Feltrinelli. Penso che tu forse hai seguito, hai visto qualcheduna delle puntate di questa mia trasmissione. Che cosa ne pensi di questo problema del leggere, di questa questione del leggere che tanto ci appassiona? Credo che le iniziative prese da alcuni editori italiani, fra i quali quelli qui presenti, Mondadori col Pavone, Compiani coi Delfini e io con l'Universale Economica Feltrinelli, di produrre cioè delle collane a bassissimo prezzo non sia sufficiente per risolvere il problema che ci assilla. Due fattori, due problemi mi sembra ostacolano ancora oggi in misura notevole la diffusione del libro in Italia. Bisognerebbe continuare, la politica già iniziata, ad elevare costantemente, progressivamente il livello di vita del popolo italiano. In secondo luogo mi sembra che bisogna dare alla gente più tempo da leggere. Bisognerebbe cioè, a mio avviso, passare alle 40 ore, alla settimana di 40 ore lavorative che desse a tutti gli italiani, non solo la domenica, ma anche il sabato, per riposarsi e per distrarsi. Anche i ceti più abbienti in Italia sono ancora troppo impegnati. Chi le finisce il sabato sera, chi magari va ancora in ufficio la domenica, e come si può leggere quando non si ha materialmente il tempo per farlo? Benissimo, benissimo Feltrinelli, questa è una, senza volere, hai tirato le somme e sei venuto un po' con le conclusioni dell'inchiesta che io ho fatto. Ma veniamo adesso a Bompiani, rappresentante della generazione di mezzo, diciamo così. Dimmi tu, hai un'idea più forte dentro di te riguardo questa diffusione del libro? A me pare che il problema possa essere ridotto ad una formula molto semplice. La pubblicazione di un libro è un fatto di cronaca. Dovrebbe essere considerato un fatto di cronaca. In fondo l'aspirazione suprema di uno scrittore quando pubblica un libro è di ottenere, di suscitare l'attenzione che è così generosamente dedicata dagli organi di informazione, non dico ai cantanti o agli assassini celebri, che sarebbe troppo pretendere, ma almeno ai ladri di polli, cosa che non accade. La pubblicazione di un libro è un fatto che resta in un mondo privato, isolato, marginale. Infatti, se si prende un grande giornale, e intendiamoci bene, quando questo giornale abbia un direttore che sia attento e sensibile ai valori della cultura, un grande giornale dedica alla cultura, alla letteratura, alla vita intellettuale in genere circa 100-150 colonne di stampa all'anno, mentre ne dedica 2000 alla cronaca nera, 3000 allo sport. Si intende che i giornali debbono preoccuparsi delle curiosità del proprio pubblico. E tuttavia io credo che questo rapporto vada riveduto, che non sia giusto, che non sia vero che in un paese civile, come il nostro, la cultura debba essere confinata nello spazio ristretto di un ventesimo di quello dedicato allo sport. Grazie Bompiani. E adesso veniamo a Mondadori. Caro soldati, io ho seguito attentamente tutte le puntate del tuo servizio. Avete attirato l'attenzione di decine di milioni di spettatori per parecchie sere che finalmente sono stati presi da questo problema fondamentale della vita, non solo civile, ma economica del paese, che è la cultura. Quindi lascia che io sia ottimista e che pensi che da questi servizi ne otterremo dei risultati positivi. Io non ho che da condividere i suggerimenti e gli apprezzamenti fatti dagli amici Feltrinelli e Bompiani, perché in Italia si legge poco, perché abbiamo troppi analfabeti, semi-analfabeti e post-analfabeti. Quindi bisogna affrontare questo problema per far sì che questa gente,
ormai matura negli anni o almeno uscita dalla scuola, possa capire e comprendere le bellezze di una cultura per essere domani dei qualificati operatori dell'economia del nostro paese. Perché la cultura e l'istruzione in generale è l'antidoto a ciò che rappresenta la disoccupazione. Si parla oggi del problema della scuola, il piano della scuola. Credo che mai come in questo momento le autorità responsabili abbiano messo il dito sulla vera piaga, o più che piaga, sulla necessità di affrontare questo problema. Aggiungo, da buon amministratore, che non è possibile realizzare dei piani unicamente con le buone intenzioni, ma però io penso che il cittadino italiano investirebbe o non avrebbe mai investito in modo migliore tutti i suoi risparmi, i suoi sacrifici, se domani è chiamato a compierne a favore della scuola. Grazie Arnoldo, grazie caro Pompiani e grazie anche a te Feltrinelli. Telephone, love is an angel disguised as lust, here in our bed.